Melania Trump è tornata. La moglie del presidente americano ha presenziato a un evento ufficiale alla Casa Bianca, organizzato per onorare le famiglie dei soldati caduti in guerra. Una cerimonia privata, ma la reporter Jenna Green ha testimoniato con un video il ritorno in pubblico della First Lady dopo oltre 3 settimane, per l'esattezza 24 giorni, era. Infatti il 10 maggio l'ultima volta che Melania era apparsa davanti alle telecamere, quando insieme al marito aveva accolto i 3 cittadini statunitensi rilasciati dalla Corea del Nord. Leggi anche Melania è tornata, ma solo su Twitter per gli storici, si tratterebbe addirittura dell'assenza più lunga per una First Lady a stelle e strisce. Ma al riguardo la signora Trump non ha rilasciato alcuna dichiarazione, concentrandosi esclusivamente sul tema della serata, ci stringiamo in trono a tutti coloro che hanno perso le persone amate nel loro servizio per il nostro paese, ha detto in un breve discorso di circostanza. Questa cerimonia ci ricorda che noi americani possiamo vivere in questa libertà grazie al sacrificio altruista dei nostri uomini e delle nostre donne in uniforme. First public appearance by Chiocciola Flotus in Just Under a Month at the Gold Star Family's Reception to YHHT. Good to see her doing well. pic.twitter.com/pisaipcb4upbtienagreen chiocciola Ienangreen June 4, 2018 abito scuro, senza maniche, Melania è sembrata in buona forma dopo il piccolo intervento ai reni al quale si è sottoposta a metà maggio. È stata ricoverata in ospedale per quasi una settimana e ora che è tornata a casa sta riprendendo la sua vita regolare, aveva dichiarato la portavoce Stephanie Grisham, rassicurando tutti riguardo le sue condizioni di salute. Al ritorno a casa, l'aveva accolta anche un tweet del marito Donald, che però ha commesso un errore di battitura storpiando il nome della moglie, Melanie, NDR, e dando il via all'ironia sui social. Proprio sui social si è scatenato pure un tam tam sulle possibili cause della prolungata assenza di Melania, c'è chi ha ipotizzato che si sia trasferita da sola a New York, chi pensa addirittura stia scrivendo un libro sul marito, magari con l'aiuto della famiglia Obama. Vedo che i media fanno gli straordinari ipotizzando dove sono e cosa stia facendo. Aveva scritto lei su Twitter pochi giorni fa, spazzando via le polemiche. State tranquilli, sono con la mia famiglia e mi sento benissimo. Sto lavorando sodo per i bambini e gli americani. Al messaggio sui social, dunque, ha fatto seguito il ritorno in carne ed ossa. Ma, a quanto pare, neppure quello sembra in grado di frenare i rumori intorno agli inquilini della Casa Bianca. Leggi anche Donald Trump e Melania, separati in Casa Bianca.